Buonasera, oh, onorevole, buonasera. Buonasera. Onorevole, buonasera. Buonasera. Assessore, onorevole, buonasera. Che bella prima fila che ci abbiamo. Giallorosa. Sì. Buonasera. 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 Che a casa siamo circondati, Giallorosa. È vero, è vero. Casi ne facciamo ridere sul corpo stasera. Sì. Ma noi facciamo buona, questo come mestiere. Come state? State bene? Ma io non capisco. In questa bellissima piazza. Sì. Questo bellissimo spazio, questo bellissimo comune. Sì. Questa bellissima serata dove c'è anche questa bellissima arietta. Sì. Di questa bellissima trasmissione, di questa bellissima puntata dove tutto è bellissimo. Lei che ci sta a fare? Signora Rosa, lei mi deve spiegare. Ma io volevo, lei volevo ha bisogno, lei dove andava a parare. Lei si deve sottoporre a un esame. A quale esame, scusi? Dando stasera complimenti perché ha vestito blu. Perché sì, ieri eravamo a San Giovanni della Punta. Ieri a San Giovanni della Punta era più sportivo. Sì. Che è più importante qua e si è messo vestito blu. No, non è vero. Ieri avevo un bellissimo vestito color crema. Color crema, color cacchina di bambino che ha diarrea. Crema, non quello. Davanti, che... quanto saranno? 300-400 cristiani. Ma quale? Nelle prime tre file. 10.000. Ma io penso che non meno di 10.000. 10.000. Forse anche di più. Ah, che bella serata. Allora. Che bella serata. Ha visto che c'è D'Alessio stasera? Sì, non l'ho visto ancora, arriverà. Sì, sì. Arriverà. Casomai se ne arriva e canta lei canzoni. Sì, non credo che sia esattamente non la stessa. Non è la stessa cosa. Arriverà, arriverà, già ha telefonato, ha detto che sta arrivando. Va bene, ha visto anche che bella scena, bella, con queste armature. Le armature, le corazze. Il corso di attrezzeria, di allestimenti scenografici. Che cosa dire, signora Rosa? Cosa vuole dire? Intanto un saluto caloroso a Motta Sant'Anastasia. Sì. E a tutti i suoi abitanti. Perfetto, mi associo assolutamente. E ai presenti che arriveranno anche di paesi vicini. Ma penso proprio di sì. Sicuramente. Certamente. Chi sono in tribuna? Sì, quelli sono a casa, tranquilli, buonasera, si godono lo spettacolo dal balcone. Ma pagano di più quelli. Sono privilegiati, ma no, qui non paga nessuno stasera, è tutto gratis. Io volevo dire semplicemente, signore, signori, gay presenti, questa sera... Non si dice... Mi vuole salutare... Nello spettacolo si dice signore, signori, punto. Razzista. Ma non sono razzista. Razzista. No, io sono per la, sono per la libertà sessuale razzista. Assoluta, ma non si dice. Non vuole salutare i gay. Ma possibile. I gay presenti alzino la mano. Ma non si dice questa cosa. Ma no, non lo so. Alzato la mano lui. Ma io gesticolo. Tu gay se questa faccia. Bursaiolo, Sì. Okay. Lasci stare, non si metta un in queste saluto, 100 messe. Un saluto generale a tutti. Sì. Qual è la cinepresa che c'è? Guardi, se ne sono una, due, tre, quattro. Questo momento è quella. Gaetano. Ecco, bene. Ah, signora Rosa. Ah, ora è quella là sotto. Ciao. Ciao. Signora Rosa, come va? Molto bene. C'è stata a mare? Sì, stamattina. C'è stamattina? Fino a stamattina, sì. No, io c'ho due, tre volte l'anno ci scendo. E in quali mesi? Paese, in quali mesi, scusa? In quali mesi? Diciamo, una volta nel mese di luglio, un paio di volte nel mese di agosto. Ho capito. Quest'anno ci sono già sceso, ci ho raccontato quello che mi è successo. Sì, ce l'ho raccontato a Masca Lucia, è inutile raccontarlo. No, non l'ha già raccontato a Masca Lucia, quindi... Invece mi ho ricordato andando a mare... Mi sono ricordato. Magari lei, vero? No. Vive di ricordi. Ogni volta ricordi. Io vivo di ricordi. Usaccio, ormai ci scherzo. Voce del verbo... Essere. Dove essere è... Copula. Oh. Da non confondere, la famosa copula d'Ozzo Vicenzo, quella è un'altra cosa. Che è un'altra cosa, va bene. No, mi ricordo che... L'anno scorso mio cugino Alfio, io ho un cugino che si chiama Alfio. E lo sanno. Ognuno... Ah? Ti chiami Alfio? E infatti ci assomigli un poco. In ogni famiglia c'è un parente scemo. Vabbè, dai. Cioè, adesso non apriamo questo difficile argomento. Non ci posso credere. Tutte le famiglie hanno un parente scemo. Vabbè. Io c'ho Alfio che fa per due. Sì. Quindi io nella mia famiglia ce n'hai due. Ce n'ha due, Mio cugino Alfio, signora Rosa, l'anno scorso mi spiegava. Sì. Mi dispiace che sta disturbando la telefonata di questo signore. Sì, che è l'assessore Martelli. Non vorrei disturbare. Mi spiace. Ha finito? Sì. Allora potremmo parlare un'altra volta. Possiamo parlare. Dicevo che mio cugino Alfio mi ha spiegato. Sì. Perché poi come fa a saperle le cose? Vabbè, è come lui. Lui sta sempre in televisione, sempre. Lui o la televisione o un giornale. Non esce mai. Da macchina, scin, che è un giornale. Scin, attenzione. E sapeva tutte cose. Vabbè, mi informo. Era un miracolo. Sì. Mio cugino Alfio mi spiegava, dice, sai, a Giardini Naxos. Giardini Naxos, Ciao. Non farà così, se tu che fai Juventus. Sì.
A Giardini Naxos c'è un locale dove si abballa, si mangia, si beve, dove si entra alle 9 di sera e si esce alle 9 dell'indomani mattina. After hours. No, no, stavo... No, niente, niente, stavo parlando di una cosa. Allora, mi disse che ci andiamo, ci divertiamo. Ma quindi era un after hours? È un locale a Giardini. Ho capito. Che lei entra alle 9 di sera e esce alle 9 dell'indomani mattina, dove si balla, si mangia, si beve e ci si diverte. Ribadisco, spero per l'ultima volta, after hours. Ma con cui sta parlando? Guardi, le signorine che frequentano questi locali lo sanno. Gli after hours, onorevole Strano, sono quei locali che aprono di sera e chiudono l'indomani mattina. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Mio cugino Alfio sa per questa cosa. Sì. Io però, che sogno cretino, io ho pensato, dico, se io mi infico dal locale alle 9 di sera e esco alle 9 di mattina dell'indomani, quando meno muoro da fame. Certo. 12 ore da intra. Sono tante. Soprattutto per chi non c'è abituato. Che mi vado a comprare i cosi al bar da catiscipona a testa, una Coca-Cola 10 euro, un panino, quindi mi portai, ne faccio una spesa, a Coca-Cola chi daranno? Sì. Da busta, mafarde, pagnotti, panine, cavurtatella, prosciutto, salame, tutto in dei busti. Vi siete organizzati? Siamo organizzati. Sì. Io mi cattai bello filoncino, 350 grammi, murtatella, prosciutto e serpezzata. Perfetto, bellissimo. Leggero. A Coca-Cola, quella grande, era metà mia e metà del mio cugino Alfio. Perfetto. Ne spartiamo la roba, io mi pigliai un filoncino, mi mise, cioè, i blue jeans, che pantalone, che sacchette long, mi mise che io. La Coca-Cola. Partiamo. Perfetto. Acchianiamo da macchina. Acchiano io ho una 600 Fiat. Sì. Di colore bianco satinato, sporco, graffiato, leggermente sul martellato. Che vuol dire? Che è tutta ammaccata. Ho capito. Va bene. Il tempo passa, signora. Certo, il tempo passa anche per le automobili. Certo. Salo io. Sale Alfio. Sì. Chiudemi sportello. Pa! Se mi dice la macchina a tre sportelli, lei ha detto che ha due sportelli. Come è possibile? Sì. Acchiaro io. Pa. E che è successo? L'avevo scoppiato. Prima di partire? Ancora va a parte, l'avevo scoppiato. Vabbè. Appena chiudevo lo sportello, io non ce n'ho, cric, una macchina. No. Non ce n'ho. No. Non è che è vergogna. No, vabbè, insomma, lei. Però c'era. Tante cose non ha, quindi questa in mezzo alle altre. Tante cose non ce l'ho. Alfio, e chi vuole dire questo? No. Tante cose in generale lei non ce l'ha e questa in mezzo alle altre. Specifico. Sì. No. Mio cugino Alfio, mi sento preoccupare, ci penso io. Sì. Giravo, sì. Avevo scoppiato della ruota del posteriore di mano manca, che sia la ruota di dietro a sinistra. Sì. Mi disse, ci penso io. Bene. S'appoggiavo da macchina. Sì. Signore, signori, signora Rosa, signore della corte. Ma che c'entra? Signori, punto, che siamo in tribunale. Lei ci finisce a tribunale. Sì, ma se ci finisco io mi porto dietro lei, stia sicuro. Benissimo. Vi giuro, se ce ne giuncio tanta, ma vi sa riducere come io. Ma perché? Ve lo giuro. Ma perché, scusi, io come mi sono ridotto? Ma che dice? Io sto benissimo. Io sono ridotto benissimo. Mio cugino Alfio si appoggia alla macchina. Sì. Immaginate la macchina, qua ci sono le ruote davanti. Sì. Qua ci sono le ruote di dietro. Sì. Questa era la ruota scoppia. Sì. Alfio si appoggiava con lo... Si può dire culo a televisione? Ormai l'ha detto, quindi. Non si può dire. Vabbè. Si appoggia alla macchina, sì. Con le mani. Sì. Con la forza di queste mani. Sì. Che poi non sono queste, sono quelle di lui. Vabbè, è chiaro. Però si dice così. Si dice così. Sì. Acchiappo parafango da macchina. Sì. Di dietro dove c'è il motore. Sì. Non motore come che è, motore da 600. Beh, motore importante. Importante, grosso. Sì. Acchiappa il parafango, sì. Rosa. Sì. Solleva la macchina. Sì. Con la forza di un animale, signora Rosa. No, scusi, perché questa cosa fa. No, scusi, questa cosa fa ridere. Tra animale e signor La Rosa. Anzi, prima rimetta la macchina giù. Bravo. Tra animale e signor La Rosa ci metta una virgola. Ma è meglio. Perché? È meglio, mi piace più così. Prego. Ma non fila un discorso, però. Fila. Allora. Mi ascolti. Allora lui acchiappo parafango. Con la forza di un animale. Come disse? Virgola, signor La Rosa! No. Faccia una cosa, ancora è troppo breve. Rimetta la macchina giù. Ma sta facendo un'ora di vita stasera. Virgola, pausa. Faccia anche una pausa. Faccia anche una pausa, sì. Diventavo difficile, travagliare qui diventavo difficile. Mi ascolti.
Allora, con la forza di questa mano, sì, poi erano le sue. Acchiappo paravano da macchina con la forza di un animale, pausa, virgola! Tutto chi duca vuole lei! Oh. Ma sempre lei, signora Rosa! Sì, va bene. Così, ma, con levata la macchina. Ma c'è una pausa, però. C'è una distanza. Tenendo la macchina sollevata mi disse, presto, scippici sta ruota. Sì. Io subito apro il cofano dove tengo la chiave inglese. Sì. Che per legittima difesa. Perché sì, vabbè, vabbè. Serve per tutta va cosa. Va bene. Capiremo con sta chiave inglese. Certo. Ma perché è inglese, certo. Inglese. Basta, finalmente acchiappo il bullone, sì, la calai, io così, io mi ci mise davanti a calato così. Che sta facendo? Ci sono le autorità, i bambini, le signore. Ma non è che a sogno nudo c'è i cavoli. Ma che vuol dire? È brutto mettersi così. Lo faccia solo capire. Avete capito, no? Sì. Alfio, così, io mi ci accallo davanti, mi abbasso, sì, rosa, azzicco la chiave del bullone, un colpo secco, esce poi il primo bullone. Va bene. Ha fatto un pit stop. Che feci? Ha fatto un pit stop. Quello l'avevo fatta a casa. Cosa? Cosa aveva fatto a casa? Prima di uscire, ho fatto un pit stop. No! Il pit stop è quello che fanno i meccanici della Ferrari che cambiano in 7 secondi velocemente una ruota. Ah, tutte di Catania sono. Sì, di Catania. Ora i meccanici della Ferrari sono di Catania, ma che dice? Te lo giuro. I meccanici che cambiano in ruota a Ferrara sono tutte di Catania. Sì, vabbè. Un amico mio che è di Ragusa, viene da Catania, a Zalisa, sì, il primo semaforo si fermava, sì, c'era un russo. Sì. Come scattavo verde, mi sa la prima, e stava fermo. C'erano scippati in ruota e c'erano misi motore. Vabbè, non sono di Catania i meccanici della Ferrari, tutti, vabbè. Tutti scritturati da Catania. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vai avanti. A 5 a chiave. Pa! Terzo bullone. Pssum! Terzo bullone. Sì. Pa! Quarto bullone? No. Che è successo? Scoppola la chiave. Sì. Non l'avevo incastrata bene in un bullone. Con il corpo che c'è adesso. Scoppola la chiave verso sopra. Sì. A chiave inglese che io pesa 800 grammi. Sì. Se tu moltiplichi 800 grammi per la forza da spinta da mano, sì, con slittamento del bullone cacchiana, sì, viene il numero di è altissimo, lo so. Alfio misa così, sì, la macchina, eh? Un gagliai negli organi genitori. Quelli ci sono là, è chiaro. A distanza di circa non più di 30 centimetri. Sì. Che io come un gagliai disse, Madonna del Carmelo, un mazzai. Certo. E sai, l'occhio, sì, utaliai in da facci, Alfio aveva il bianco dell'occhio, più l'uso. Sì, vabbè. Ci disse, Alfio, cucino, come ti senti? Sì. Mi disse, buono, perché che fu? Non aveva sentito niente. Quindi era veramente un animale. Un animale, sì, signora Rosa. Sì, vabbè. No. Basta. Subito ce l'hai in ruota, ci ho messo l'altra ruota, sì, ci ho messo di nuovo i bulloni, sì, che cagliavi, stavolta il colpo era verso sotto, quindi magari cagliavi. Nessun problema. Pau, 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 si toppa, cala. Sì. Io, pum, calau, se ne sei una sistemata, che l'uomo è sempre in cerca di sistemazione, tutto sì, il giorno. Sì, sì. Sono, acchiaravo da macchina. Sì. Rum, e partiamo. Sì. Pau, pau. Che è successo? È passato il lir, quindi. Re lir? Eh? Ah, sì, sì. Ilir, ballerino. Ballerino, sì, ho visto io. Stiamo parlando di discoteca, Ilir, quindi sei arrivato al momento opportuno, quindi di ballo. Prego. A chiano io, sì, a chiano Alfio, pa, pa, pa. Tutto a posto. Due sportelli, due pa. Parto da paese. Sì. Neanche quattro ore già era al giardino. Sì, certo, quattro ore. Che ci vuole? Al giardino Naxos. Naxos. Prima di entrare nella discoteca mi ricordo come se fosse domani. Certo. Le ultime parole che mi cucinò Alfio mi disse. Che ha detto? Mi disse, Litterio, entriamo che stasera ci divertiamo qua. Certo. Appena trasì tutto coso oscuro. E beh, nelle discoteche è così, c'è la penombra. C'erano solo queste luci, non si vedeva niente. Psichedeliche. Io mi persi. Psichedeliche. Psichedeliche. Cui? Le luci. Come si chiamano? Stroboscopiche. Come si chiamano le luci? Stroboscopiche. E la picchia di sedeliche. Anche psichedeliche. Sedeliche. Sì. Le luci sedeliche. Che facevano tac 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 tac. Così fanno, va bene. Sì, c'era, l'avevamo portato magari a Filippo Perepere. Sì. Lo portavamo, questo è il soprannome Perepere perché c'è fetone i pere. Va bene, d'accordo. Però siccome non come un fetone a tutti normale, va a noi altri. Se non vada. Cioè lui è una cosa che è una specie di bomba
tonica che sì, bomba, dove scoppiano i suoi magari piedi. Quella bomba atomica fosse solo tonica, comunque va dove bene, scoppiano va i suoi piedi non ci sono sopravvissuti, niente, non si salva nessuno. Entriamo in questa discoteca, sì, ne perso, sì, io persa Alfio, sì, persa Filippo, io di persona mia, sì, l'unico punto dove c'era un poco di luce, eh? Era nel bar, sì, io disse meno male dando bar mi fermo, piglio un caffè, ne piglio qualche certo, cosa, certo, certo, arrivo al bar passettarmi da seggia, sì, a seggia hai avuto tante, sì. Come c'è chiaro andare a seggia auta? Non lo so. Per noi che abbiamo il cavallo basso, noi è un che siamo di cavallo basso, certo, è un problema. A vaghettare un sabato. Certo. Non mi pareva molto elegante. Certo. Però io ho visto che oltre il sedile, sì, c'erano i quattro piedi e poi c'era un anello sotto che teneva i quattro piedi. Giusto. Perciò vuoi capire se chi stai a pappuggiare i piedi, sì, ti dai la spinta, certo, ti giri e ti siedi. Perfetto. E poi ti giri. Giusto ragionamento. Giusto? Sì. Ci ho messo i piedi, sì, come dei saspi, sì, un sgabello, sì, sì, abbatta in avanti, sì, preciso all'altezza dei Paesi Bassi, sì, signora Rossi. Un dolore, un dolore che i femmini non possono capire. Beh, certo, insomma, lo capiscono di più gli uomini, ma i mascoli, sì, vero? Sì, è una cosa che non hanno inventato ancora i parole, niente, io con un gran dolore, sì, per non fare capire la mala comparsa che aveva fatto, sì, avevo capito però che quando metti il piede con la mano devi spingere, certo, un sedile con una mano spinge, sì, e col piede sale, sì, e fisce così, è tutto un fatto di equilibrio però, sì, perché se spinge troppo abbatte in avanti e andà più dentro do banco do bar, sì, se spinge troppo piano e ti ribalta o cosa che taglia, cioè, tutto concentrato in questo equilibrio preciso, sì, così, sì, sai, sì, appoggiai un ginocchio, sì, sopra, sì, poi ci appoggiai l'altro ginocchio, sì, sì, l'altra mano, sì, sai l'occhi, eh? E c'era un barista che mi tagliava così, adesso signor Letteri, lei è un gran simpaticone, sì, non è come due cretino della rosa, adesso questo non gliel'avrà detto sicuramente, eh, perché vabbè ce l'ha messo lei, no, non ha detto così, va bene, passi, un uomo molto spontaneo, sì. Io restai, era come papaiato, mi sa quattro, sì, piedi da, sì, sopra, sì, sì, e mi disse, dice, come mai qua stasera? Ci disse, vieni a passarmi una bella serata per divertirmi. Bravo. Dice, ma prego, prego, si accomodi. Si accomodi. Come mi va a girare, sì, signor, sì, Rosa? Ma a rischio della vita, sì, ho fatto una piroetta, ta, sbattitronco, mi sono trattenuto nel bancone. Chisto mi fa, dice, guarda, lei mi è troppo simpatico, se permette ci faccio un omaggio della casa. Sì. Pigliavo una bottiglia tanta, sì, che sembrava di pietra, fatta di pietra. Di pietra lavica. C'era scritto rosso, c'era scritto viscere dell'Etna. Ah, ho capito, ho capito. Viscere dell'Etna. Dell'Etna, pareva, sì, acqua. Acqua. Mi ninghi un bicchiere tanto, mi disse, sì, ce ne visto dare mezza porzione, sì, perché, ma siccome è troppo simpatico ci faccio doppia razione. Sì. Alla sua salute. Sì. Io come l'hai visto fare in dei film, come fanno sempre, sì, mi piace se a sua salute e a salute che sa vive. Grazie. Sì. Mi piace. Che? Una vampata. Eh. Una accolata lavica. Sì. Mi passava attraverso il cannaroccio. Sì. Mi scinnivo un do stomaco. Del resto. Qua. Si chiamava viscere dell'Etna. Qua si riunivo, sì, e scoppiavo, sì, un dolore, un bruciore, sì, ma cominciai a anguduriare sopra, sì, lo sgabello, mi stava intanto da pista, da discoteca, uno ho cominciato la musica, sì, sì, tutti i giovani che mi tagliavano, mi diceva, da come balla troppo forte, signor Letteri. Perché pensavano che lei stesse ballando, non sapevano che lei invece si contorceva non per il dolore. Non sapevano che mi contorcevo. Perciò mi vengono a pigliare, dice, venga a ballare con noi, e mi portarono dalla pista. Io mi ingurgolevo, e a presi mia. Sì. E vedevo che c'erano tutte le donne. Sì. Non ci crederete, ma tutti i film da discoteca si misero tutti attorno a me, sì, signora Rosa, sì, e ce n'era una in particolare che mentre ballava così ogni tanto era... sì, a mia, era più aggressiva, io disse, chissà, devo una strughiera, sì, ha stato attaccata a strughiera stasera, sì, mi giravo dall'altro lato, sì, come mi rigiravo sempre chi sta... sì, mi minacciava, sì, io ho dolori, ha preoccupazione di chi, sì, avesse voluto morire, sì, in quel momento preciso, pa, canciava la musica, ah, sì,
di che c'era questa musica forte, scatenata, ci messo a musica chi dovrei. Oh, meno male. Quella sentimentale. Quella sentimentale. Perciò io di sola con chi sa sentimentale mi vai a settare. Ma sì, chi? Di che stavamo ballando? Chi detto? Musica sentimentale, si fermo. Sì. Chi da che mi faceva? Ah. Quelli. Sarpaggia. Ah, sì. Come finivo da musica, ma chiappa, mi tira un godo di ida. Sì. E si è saldata con mia. Mbicata. Mascolo e una femmina. Sì. Non possono stare a picci. Certo. Lei ne può capire. Lo so io. Però mi creda sulla fiducia. Infatti mi strano, sì. Non troppo attaccati, signor. Sì. Troppo attaccati. Quando si è troppo attaccati? Sì. Sì, come ci spiego? Vabbè, lo spieghi a loro che lo sanno. A me mi eviti tutto un meccanismo. Sì, vabbè, d'accordo, ormonale, eccetera. Che sta mentre mi stringeva. Sì. E un da sacchetta avevo panino. Certo. Eccoci. Un filoncino 350 grammi. Certo. È grosso. Casurpezzata. Certo, quindi anche più spesso, certo. Ma non vada de minimis pretor non curat, lei lo sa. No, beh, domani poi questo. Sì. Ora però. Come che sta di suo filoncino? Sì. Di chi un colpo? Ah! A mia. Ah! E dice, che c'è? Sì. Dice, ne avevo sentito parlare. Dice, ma non ci credevo. Sì. Io non capivo. Dice, ma di che cosa? Dice, ma sei, mister, dice, sei troppo forte. Sì. E dice, su sta sapendo ora. Dice, sì, ora sto toccando con mano. Sì. E continuavo a ballare. Sì. Ballavo io, ballavo io, chissà si stringeva sempre cosa. Arrivo ad un certo punto mi faccio, basta! Basta! Non ce la faccio più! Ci se ti vuoi riposare? Sì. No, dice, lo voglio! Ci se, ma che cosa? Sì. E mi indicavo un panino. Certo. Lo voglio! Io, educato, sempre sì, una femmina era. Certo. Ci se, non ti posso dare! Che stiamo facendo? Lo voglio, se non divento pazza! C'è se ma gioia! Quant'ave! C'è il segnale! Dice, non ha importanza, lo voglio! Lo voglio! C'è se guarda, proprio perché se tu te ne posso dare un pezzotto! Dice, lo voglio tutto! Tutto! No, tutto non può essere! Tutto non è possibile! E io vai a stare a casa 12 ore fino a domani mattina, come faccio? Certo, certo, certo! Dice, lo voglio, non te posso dare, dammelo, no! Lo voglio, no! Dammelo, no! Lo voglio! Allora, ad un certo punto mi fece mancare pena, sì, pigliai due panini, dice, pigliate! Bravo! Dice, come ci su panino? Sì. Ora più? Sì. Mi sputava un da facci? Sì. Ma cosa da pazzi? E se io? Ha fatto bene! E mi ha lasciato là! Ha fatto bene! Lei deve stare al paese, non si deve muovere. Ma cosa da fare? Venga qui. Dove Enrico Guarneri Litterio.